Gianni Daia, presidente del pedale Gudinski, innanzitutto una splendida soddisfazione oggi con il successo di Alberto Merlo. Sì, oggi veramente è andata benissimo, Alberto primo assoluto, alcuni piazzamenti con gli altri ragazzi e quarta come società di gara. Siamo veramente contenti. Una storia la vostra che ha radici profonde nel mondo del ciclismo, ricordiamo tutto, inizia per ricordare la figura di tuo padre che è stato un professionista, poi una crescita lenta ma continua, sino ad arrivare ad un'ottima attività. Sì, abbiamo fondato il pedale Goriaschese proprio in memoria di mio papà, che è stato un professionista per 2 anni, e di mio zio, che è stato professionista invece per 7 anni, di squadra con Franco Balmamion, quando ha vinto anche i suoi 2 giri d'Italia. Mio zio ha vinto anche nella tappa di San Vincent un giro d'Italia. Tante manifestazioni anche organizzate, oltre alla partecipazione alle più importanti Gran Fondo, qual è l'obiettivo di questo pedale Gudinski? Quest'anno abbiamo fatto, a parte la Coppa Piemonte, abbiamo classificato Alberto Merli come per la gara del Mondiale di Trento del 18 di settembre, quindi quest'anno siamo più che soddisfatti. Mettiamo già in programma l'anno prossimo, vediamo il programma da fare con altri obiettivi ancora magari più importanti.